Sono stati 2 giorni di gare interregionali di tiro con l'arco, quelli che si sono tenuti il 19 e 20 marzo alla palestra del Liceo Scientifico Torelli di Fano nell'ambito dell'undicesimo trofeo Fano Fortune. Un appuntamento sportivo con 3 tipi di specialità di tiro con l'arco che ha così puntato l'attenzione su questa disciplina. Abbiamo organizzato una gara interregionale di tiro con l'arco alla distanza di 18 metri, quindi indoor. Partecipano 26 arcieri a turno e ci sono 3 specialità di tiro con l'arco, 3 tipi di arco. C'è l'arco olimpico che ha degli stabilizzatori, asta, poi c'è l'arco nudo, che è l'arco antico, nel senso che non ha niente, come quello degli indiani, come quello dei romani. E poi c'è il compound, che è un arco più moderno, molto più potente, molto più preciso. Queste 3 categorie si confrontano fra di loro. Gli arcieri che vengono qui, è una gara interregionale, per cui vengono dalla Romagna, dalle Marche, dall'Umbria, un po' da tutte le parti. L'arco è una disciplina che attiva la concentrazione, la conoscenza di se stessi. È la ripetizione di un gesto preciso che viene ripetuto per molte volte. Una gara, diciamo, di tiro con l'arco al chiuso dura mediamente sulle 3 ore. Sono 10 volée, un intervallo, e 10 volée. Ogni volée si tirano 3 frecce. L'arco compound tira su questi bersagli qua, che sono più difficili da colpire perché sono più piccolini, in quanto l'arco compound è un arco molto più preciso. E invece l'arco olimpico e l'arco nudo sui bersagli da 40 centimetri. È una disciplina che comprende, diciamo, tutte le età, dai 9 anni fino ai 70-80 anni, fino a che si ha la forza di tirare. Quindi è adatto a tutti perché gli archi ci sono di tutte le misure, di tutte le dimensioni, di tutte le potenze. Quindi con questa occasione invitiamo un pochino tutti a voler prendere contatti con noi, se vogliono partecipare, se vogliono fare dei corsi, e noi siamo sempre disponibili. Ricordo che nella nostra società ci sono 3 campionesse regionali, abbiamo la squadra regionale prima, abbiamo la campionessa regionale compound e abbiamo un ragazzo che è lo stesso Nicola, campione regionale, ha partecipato ai campionati a febbraio. Abbiamo partecipato anche ai campionati nazionali di Rimini 24-27 febbraio e siamo arrivati quarti come squadra compound femminile.